Buongiorno a tutti, oggi sono qui alla guida del nuovissimo VDL, la versione 13 metri, due assi, Euro 6, per cui è già il quinto VDL che si aggiunge al nostro parco macchine qui in azienda. Questo è di colore rosso e sto facendo il primo servizio, per cui è un viaggio, diciamo, inaugurale. Infatti questo bus è stato immatricolato una settimana fa, mentre i documenti per poter circolare, come la licenza e quant'altro, sono arrivati da poco, mi sembra venerdì. Oggi è lunedì 20 febbraio, è il primo giorno che lo uso. Sto dando un vuoto fino a Bologna all'aeroporto per poi prendere un gruppo e portarlo a sud di Verona. Ecco, questo è tutto. Vi faccio, faccio un breve giro attorno al pullman, adesso all'esterno, per farvi vedere, le varie novità, insomma. Ecco allora il grande logo qui davanti della VDL, naturalmente ben visibile su questo frontale. Il frontale poi è anche caratterizzato dalle luci qui diurne a LED, e il bus è stato nominato come bus dell'anno 2012, anche se sono passati però un po' di anni. È stato continuamente migliorato questo bus, per cui è ancora un bus sempre molto attuale. Se ne vendono infatti sempre di più anche sulle strade italiane, non solo all'estero, non solo in Olanda. E qua dietro questo pannello c'è anche la ruota di scorta, e tirando una leva all'interno viene giù tutto e si può accedere alla ruota di scorta. Ecco, allora qui abbiamo i bagagliai, i portelloni sono a traslazione, è un optional questo, è a pagamento, è una cosa in più, infatti occupano meno spazio nell'apertura, diciamo, rispetto a quelli incenerati solo sopra. Il bagagliaio è piuttosto capiente, si vede, grazie all'interasse più lungo fra le due ruote, per cui più spazio, per cui abbiamo circa 80 centimetri di pianale in più, in lunghezza. Questo bus è anche dotato di un optional ancora forse poco diffuso in Italia, cioè è anche dotato di una pedana per i disabili, che esce da uno sportello sopra la ruota, eccolo qua. Ecco, e usando questo telecomando qua elettrico esce spiegandosi questa pedana e poi rientra, e per cui è un sistema molto smart che tra l'altro non prende posto nel bagagliaio. Per cui per far entrare i passeggeri si è anche dovuto montare una terza porta, questa manuale, da dove appunto si entra. Qui abbiamo il serbatoio del liquido AdBlue, che è un liquido che in piccola parte viene anche iniettato assieme al gasolio, direttamente nel motore, per poter rientrare così nelle specifiche Euro 6. Penso che tutti i veicoli Euro 6 abbiano, insomma, bisogno di questo sistema per poter funzionare correttamente. Ecco, questo è naturalmente il motore, come si diceva un Euro 6 della DAF, costruito in collaborazione tra l'altro con la Packard. È un 440 cavalli di potenza. Questo motore ha la caratteristica di essere molto robusto, silenzioso e di essere anche poco assetato di gasolio. E anche quest'ultima caratteristica ovviamente fa un occhiolino alle aziende di trasporto come la Pasqualini, che guardano naturalmente anche ai costi di gestione. Le luci di posizione, quelle delle frecce e degli stop sono tutti a LED, come tra l'altro anche tutte le luci all'interno dell'abitacolo, per cui ci si muove sempre al passo con i tempi per quel che riguarda la tecnologia. Qui abbiamo invece il bagno, si entra e si accede da questa piccola porta, si accendono le luci qua, eccolo qua. Ecco, e poi si può adoperare. Naturalmente il bagno è sempre considerato un'emergenza,
Ecco perché di solito appunto facciamo le soste all'autogrill o quant'altro, insomma. Però bisogna agire premendo in su questa levettina, ecco qua, e ci si trova circa 10 cm dal vicino. Comunque questo è un bus da 51 posti, per cui ha molto più spazio per i passeggeri rispetto al 57 posti diciamo tradizionale, standard, e per questo che abbiamo tutti questi centimetri dal sedile davanti. Anch'io che ho le gambe molto lunghe ho sufficiente spazio appunto per le gambe. Questo naturalmente è il posto guida dell'autista, è molto importante naturalmente perché qui si sta molte ore, e nella progettazione del posto guida è stato tenuto in considerazione anche le esigenze dell'autista, con una buona ergonomia, molto spazio per le gambe, e tutti i tasti qui sono facilmente raggiungibili e identificabili. E qui sullo sterzo poi ci sono presenti anche varie tasti per comandare diverse funzioni. Qui c'è il comando per il cambio, l'Astronic, infatti il cambio è completamente automatizzato. Poi sul cruscotto ci sono anche diversi tasti fisici, appunto qui e qua. Non ce ne sono tanti, hanno lasciato solo i tasti diciamo principali, e il resto si fa tramite un menu usando questi due tasti per poter diciamo comandare il menu su questo piccolo schermo. Infine, da non dimenticare anche che qui sulla nostra destra c'è anche il posto della guida, questo, la macchina del caffè, l'espresso lavazza e anche il frigorifero qui per l'acqua, bibite o quant'altro. Ecco, questo per il momento penso sia tutto, proseguo il mio viaggio per Bologna, ancora grazie per l'attenzione e ancora una buona giornata. Ciao ciao!